DDL in qualche modo dovrà riuscire a smuovere, ecco, quel terreno che nei rapporti con le pubbliche amministrazioni fino ad oggi non ha consentito un pieno sviluppo dell'attivazione delle procedure di recupero stragiudiziale a favore degli enti locali. In qualche modo il DDL sancisce quello che è già uno stato di fatto, ma in qualche modo potrebbe riuscire ad avviare quel processo culturale all'interno delle pubbliche amministrazioni che soprattutto i funzionari riescono con difficoltà ad accettare, cioè quello di uscire da uno schema protettivo come quello della riscossione. La tranquillizzazione che verrà data a tutto il mondo della PA è proprio sul fatto che è uno strumento adottabile, anzi in qualche modo sarà necessario ricorrervi, proprio perché le procedure di riscossione hanno dimostrato negli anni che non riescono a risolvere completamente il problema dei mancati incassi della PA. Le imprese ex articolo 115 possono sicuramente aiutare la pubblica amministrazione nelle attività di recupero del credito nella fase pre-riscossione. Pertanto, proprio per il fatto che non vi è alcun maneggio di denaro pubblico, viene consentito anche alle imprese ex articolo 115 di svolgere l'attività in questa fase extragiudiziale. L'elemento qualificante è proprio la mancanza di maneggio del denaro pubblico, unitamente anche al fatto di non addebitare alcuna spesa verso il debitore se non richiesto da parte dell'ente pubblico, che lo potrà fare con le modalità che i propri regolamenti o le normative primarie dovessero prevedere. Pertanto bisognerà attendere il DDL Ricchiuti, ecco come si svilupperà eventualmente in questo senso.